No, diciamo che sono stato qua, quindi me la ricordo bene. Naturalmente dispiace oggi per il risultato, anche se ci teniamo la buona prestazione che abbiamo fatto. Quanto hanno influito le tante assenze sia a Pescara che oggi? Diciamo che, come ho detto in conferenza questa settimana, chiunque va in campo lo va per fare il meglio possibile. Secondo me oggi abbiamo fatto un'ottima partita, siamo stati puniti da un Eurogol della domenica e niente, adesso ripartiamo e ci teniamo, come dicevo prima, la prestazione, che secondo me è stata un'ottima prestazione, e niente, in caso di un avversario difficilissimo. Che cosa è mancato nei minuti finali per raggiungere il risultato di parità? Magari un po' di lucidità sotto porta, quello, perché le azioni le abbiamo costruite, poi è normale che quando trovi una squadra con dei giocatori forti che si difendono bene è più difficile far gol. Diciamo che stasera purtroppo non è arrivato il pareggio, però diciamo che ci abbiamo provato in tutti i modi. Siena e Cesena si ritroveranno per te nella lotteria dei playoff? Vediamo quello che succede. Sicuramente Siena è un'ottima squadra con vari giocatori di Serie A, quindi è un'ottima squadra. Noi ci proviamo fino alla fine a cercare di fare il meglio possibile e poi tireremo le somme tra un po' di partite. No, io credo che la partita sia stata alcuni tratti dove il Siena ha giocato meglio, alcuni tratti abbiamo giocato meglio noi, quindi credo sia stata piuttosto una gara equilibrata. Come due squadre io credo che più o meno siamo sullo stesso livello, ovvio che il Siena ha giocatori di categoria superiore che hanno tanta esperienza, quindi ci può stare perdere così, nel senso che te la decide un episodio, ci può stare. Ovvio che se perdevi in un altro modo magari sei più rammarico, così l'hai persa, ha fatto una grossa giocata a Belmonte. E quindi niente, noi dobbiamo prenderci la prestazione, abbiamo fatto bene, magari un po' di cattiveria in più, potevamo pareggiarla, però ci può stare, dai. Senti, Foschi in settimana ha detto per voi, raggiungiamo la salvezza, poi vedremo, guardando la classifica e i vostri 43 punti, pensare solo alla salvezza mi sembra davvero poco. Noi eravamo partiti con questo obiettivo, poi ovvio ti trovi lì, però lo vedi, noi due giornate fa eravamo a un passo dal secondo posto, adesso ti trovi a un passo da essere fuori dai playoff, quindi la classifica è talmente corta che devi pensare veramente solamente a giornata per giornata, perché se poco poco ti sbilanci pensando di guardare in alto la classifica, affronti le partite in maniera un po' più semplice, meno cattiveria, ecco, perdi due partite di seguito. Allora, ti chiedo anche se ti aspettavi di partire titolare, anche le tue condizioni? No, io in teoria dovevo giocare fino a questa mattina, poi purtroppo ho provato anche questa mattina, ma avevo un piccolo fastidio al polpaccio, ho preso una botta e poi ho fatto prima della partita, ho preso un antinfiammatorio e un antidolorifico, perché nel caso ci fosse stato bisogno avrei cercato di dare una mano alla squadra, e quindi poi sono entrato subito. Ovvio, se magari vincevamo non so neanche se sarei entrato. Sì, maggiormente della partita, perché abbiamo affrontato una grande squadra e l'abbiamo visto, perché abbiamo sofferto nel secondo tempo, e però abbiamo portato a casa questi tre punti. Della mia prestazione sì, ho giocato abbastanza bene, tranne alcuni errori che potevo risparmiarmeli, però è andata bene. Dai. Ti aspettavi un gol? No, a parte quello del tiro che ci ho lavorato tutta la settimana, ma in uscita ho sbagliato un pochino di più rispetto alle altre partite. Cos'è cambiato da quando sedevi in panchina, da quando non entravi e da quando invece hai cominciato ad assaggiarlo questo campo? Ora tenerti fuori diventa un delitto. Quanto merito c'è in Beretta su di te per questa tua maturazione incredibile? Ma il merito è che mi ha tenuto fuori sei mesi. Quanto c'è del tuo, ecco? Ma mi ha tenuto fuori sei mesi con l'intenzione di farmi migliorare. E poi certo, quando inizi a giocare titolare e vedi la fiducia del mister e di tutto il gruppo, diventa molto più facile e tiri fuori le mie qualità, e quindi sono molto felice di tutto qui. Dove può arrivare questo Siena? Ma noi pensiamo partita dopo partita, adesso venerdì contro l'Avellino sarà molto importante, e stanno a 5 punti, 4 punti da noi. Quindi pensiamo ad Avellino e poi vediamo. Sì, stanno a solo 2 punti però, perché il Siena ora ha 42 e l'Avellino ha 44, quindi dai. Quindi è uno scontro diretto. Senti, meglio per te davanti o un po' più arretrato là sulla fascia? Ma non c'è differenza, perché tanto lo spazio lo trovo anche da dietro, e secondo me anche meglio, perché con la mia corsa in progressione da dietro trovo più spazi e è molto più facile prendere velocità per me.
Mi trovo molto bene nel quinto, quindi va bene. No, adesso dobbiamo comunque affrontiamo queste due partite ravvicinate fuori casa, dobbiamo cercare sempre i tre punti come nella nostra mentalità e non è facile, sappiamo che sono due buonissime squadre, però partiamo dalla prima che è l'Avellino, campo difficile e sono comunque secondi in classifica, quindi bisogna stare molto attenti. Senti, nella posizione che hai ricoperto oggi, meglio partire dall'inizio come oggi oppure come a Trapani? Ma a Trapani è stato comunque una partita molto particolare perché sono entrato dalla panchina, stavo bene fisicamente, loro stavano calando nel secondo tempo e ho trovato gli spazi diversamente e comunque iniziare dal primo minuto non è facile in quel ruolo lì perché non sono abituato prima cosa a fare quel ruolo lì, sei sempre con le spalle alla porta e a sinistra faccio un po' più fatica, però io cerco di fare tutti i ruoli che mi chiede il mister al 100% come faccio. Per un gran periodo sei stato l'unico a cercare il tiro da fuori, a Belmonte gli ha insegnato te? No, Belmonte ce l'ha, lo prova sempre in allenamento, gli è riuscito fortunatamente, abbiamo visto questa partita, non so neanche come ha fatto, secondo me ha chiuso gli occhi, ha tirato, però no, adesso a partire di scherzi ha fatto un grandissimo gol e se poi vengono anche i gol dei difensori possiamo levarci veramente grosse soddisfazioni. Senti, col Cesena mancano due rigori, uno l'andata e uno oggi. Ma mancano, uno ce l'ha andata contro l'andata che secondo me non c'era, però l'abbiamo rivisto e potevamo vincere la partita anche fuori casa. Oggi quello di Vergassola effettivamente c'era e adesso speriamo che nelle prossime partite ci diano comunque un occhio di riguardo in più a noi, a favore, perché non è che ce lo meritiamo, perché sono proprio occasioni evidenti. Una serie di scontri diretti, quello di oggi, ma anche i prossimi due, questo è un motivo per tenere sempre alta la tensione, è una cosa che riesce a galvanizzarvi? No, noi sappiamo che adesso dobbiamo lottare per i playoff, perché l'attuale classifica, senza vedere i punti che avremo, perché se no sarebbero rimpianti e a noi non interessa, quindi noi lottiamo per i playoff e non abbiamo niente da perdere, quindi affrontiamo tutte le partite per i tre punti, sia fuori casa che in casa. Sì, l'ho detto poc'anzi, l'ho detto anche prima ai colleghi vostri di Sky, in queste partite così importanti, che sarà una partita sofferta tanto, ma sofferta perché davanti c'era un avversario straordinario, un avversario che l'ha giocata a viso aperto, l'ha giocata a tutto campo, l'ha giocata ripartendo continuamente, che il Siena ha fatto una grande partita, ma ha trovato un avversario importantissimo, però quando poi non ti danno un rigore come quello, che era rigore espulsione, la storia di un campionato cambia. La storia di una partita e di un campionato cambia. Comunque adesso godiamoci la serata, godiamoci questa vittoria, godiamoci il lavoro che stiamo facendo tutti insieme. Messina che cosa ha detto, visto che era in una postazione vicina a quella del direttore sportivo? Ha sentito tutto quello che ho detto, ma mi ha chiamato uno spogliatoio, col sorriso, ci mancherebbe, ha detto capisco la tensione, l'adrenalina, ne ha dette veramente tutti, ma no, io li dico sempre con educazione, però in quell'episodio ho detto a Messina proprio non ha senso, era troppo plateale, troppo importante. Noi in tutto il campionato, oggi che siamo alla 30esima o la 31esima, 29esima, abbiamo avuto due rigori a favore. Ne possiamo recriminare, non lo so, adesso non me ne ricordo neanche, 8 contro 8. E non lo so, sarà sempre coincidenza, non lo so, spero di sì, perché io voglio continuare a pensare all'errore umano, perché è così che devo pensare. Ecco, senza quei 7 punti oggi il Siena sarebbe a 49. Ecco, grandissimo lavoro di Antonelli anche a gennaio, grandissimo lavoro di Brete e del suo staff, questi sono numeri, Io credo che tutti insieme, perché qui c'è il lavoro di tutti, sia quando si vince che quando si perde c'è il lavoro di tutti, e che la squadra sia una squadra unita, che sia una squadra, che sia un buon organico, perché diciamocelo che un buon organico per la Serie B è abbastanza evidente, ma continuiamo con i piedi per terra, perché poi domani, ho detto, è una giornata di tranquillità, ma poi dopo domani si inizia a pensare all'Avellino. Ora vi lascio il mister che merita la scena lui. Sì, senza mai concedere un tiro in porta al Cesena, che ha imbottito gli attaccanti, però non sai mai, una palla inattiva, una palla che rimane lì, un autogol, cioè. Purtroppo il rigore è stato talmente clamoroso che il rigore espulsione va 2-0 in 10, la parità non dico che è chiusa ma quasi, la puoi gestire diversamente.
peccato anche il palo, perché comunque per Scapuzzi avrebbe meritato, è entrato molto bene come schiavone, però sono contento della prestazione, al di là del risultato ovviamente, ma quello è scontato, è la prestazione, la squadra sta facendo prestazioni importanti, poi puoi vincere, pareggiare, perdere la partita, perché la partita poi è determinata il risultato dagli episodi, ma la prestazione c'è sempre su tutti gli aspetti. Soddisfatto interamente della gestione delle ripartenze stasera? Potevamo farle qualcuna meglio, però insomma, bisogna tenere conto degli avversari, che comunque sono avversari di qualità, bisogna tener conto anche che non sempre si riesce arrivare là a fare gol e a chiudere le partite. Però è importante che, come è successo a Trapani, abbiamo fatto due gol, ma oggi abbiamo preso palo, Bergasso credo si sia fermato più o meno sulla linea di porta, il rigore non dato in un'azione bellissima di 1-2 di Bergasso, un'altra volta gli è rimasta una palla sotto a Scapuzzi, quindi insomma io credo che 4-5 palle gol magari crearle sempre. Pulsetti meglio prima o dopo? Ma Nicola, questa posizione? A me serviva lì. E ha fatto un gran lavoro, perché comunque centrandosi e facendo un binario con Spinazzola, due giocatori di grande passo, di grande gamba, ci ha creato parecchie difficoltà. Poi quando all'occorrenza lo metti come interno fa bene, quindi dico sempre che anche lui è buono per tutte le stagioni. Le squadre avversarie in questo periodo, al di là dei risultati che il Siena sta facendo, sembrano impressionate dalla tenuta fisico-atletica della squadra bianconera. Per esempio sentivamo questa mattina Maurizio Marin che confermava questo. Insomma, fa un po' impressione vedere un Siena che anche al 90esimo sa correre, sa gestire le energie fisiche. Sì, sotto quell'aspetto stiamo veramente bene. È chiaro che stai bene fisicamente, stai bene mentalmente, perché comunque c'è serenità, c'è lavoro alle spalle, perché noi lavoriamo tanto, un lavoro molto specifico, i preparatori sono sotto questo aspetto, stanno facendo un grandissimo lavoro, e non solo dal punto di vista fisico, perché dopo lavoriamo tanto dal punto di vista tecnico-tattico con grande intensità, e quindi questa poi ce la ritroviamo sempre in partita. E è ovvio che è importante correre bene anche, perché molte volte Nasri dice ho corso tanto e poi mi dice non sembrava, perché magari corri male, invece anche sotto l'aspetto dell'organizzazione questo aiuta. Venerdì arriva l'anticipo mister al Partenio, alle ore 21 non ci sarà Belmonte, è stato un giallo pesante, ecco, in effetti sarà un'assenza pesante, al di là che ci sono tante altre pedine importanti, però stava facendo molto bene. Sì, stava facendo molto bene, si prenderà una giornata di riposo, tanto si rigioca subito martedì, non ha molto da riposare, festeggerà un paio di giorni in più il suo primo gol tra i professionisti, abbiamo degli altri ragazzi che hanno dimostrato di starci sempre, quindi intanto abbiamo anche Della Fiore che è in diffida, abbiamo Ceccarelli che è in diffida, quindi è ovvio che a metà del girone di ritorno ci sta che ci siano i giocatori che siano diffidati. Non c'è bisogno di alti e bassi anche dal punto di vista della tensione, perché il Siena sta giocando una serie di scontri diretti di alta classifica, quindi la tensione rimane sempre alta. Sono sempre partite complicate, però come ho sempre detto, noi pensiamo alla partita, non a guardare quello che sarà la classifica, perché sennò ascoltare anche fuori le cose ti fa perdere la cognizione della realtà per certi versi, anche se la classifica è buona, però noi dobbiamo pensare che dobbiamo andare avanti e pensare alla partita successiva. I ragazzi ormai sono sotto questo aspetto, sono ormai da 8 mesi che fanno così, non sicuramente non cambiano negli ultimi 2 mesi. Sono ripetitivo, ma sono stato veramente abbastanza fortunato, ci ho provato. Sono molto felice per il gol e per i 3 punti, però è una frase fatta, ma la cosa più importante erano i 3 punti. Ecco, dispiace non esserci venerdì, ora che questa difesa con la tua presenza era migliorata veramente tanto. Beh, tanto chi ha giocato ha sempre dimostrato che la difesa sta andando e sta migliorando veramente tanto, perciò chi gioca al mio posto, perché sono squalificato, poi non so neanche se giocavo perché il mister fa le scelte, però penso che non ci siano problemi, perché siamo veramente un bel gruppo, tutti a disposizione del mister sempre, perciò alla fine non ci saranno problemi. Ecco, hai trovato un Cesena diverso da come ve lo aspettavate? Quali sono state le difficoltà oggi? Ma le difficoltà, loro avevano un buon possesso palo, un buon palleggio, però alla fine finché lo facevano sulla tre quarti per noi non era un problema. Abbiamo concesso un'occasione al primo tempo, il tiro che poi Eugenio Lamanna ha parato benissimo, però alla fine abbiamo sofferto solo su qualche situazione, perciò alla fine è andata bene così. Questa è un po' la ciliegina sulla torta per te,
un periodo difficile fuori appunto dalle partite agonistiche che i compagni stavano giocando, adesso con grandi prestazioni e poi con questo gol ti metti tutto alle spalle. Sì, è stato un brutto periodo, passato veramente un brutto periodo, però grazie soprattutto alla mia famiglia, poi al mister, allo staff tecnico e soprattutto ai miei compagni è passato velocemente, ora guardiamo al futuro e il passato lasciamocelo alle spalle. Il futuro secondo te che cosa può dire per il Siena? Quali sono le squadre che temi di più per i playoff? Io penso che noi dobbiamo pensare solo a noi stessi perché stiamo facendo veramente un gran campionato. Senza penalizzazione eravamo secondi, però la realtà dice che siamo a 42 punti, perciò dobbiamo pensare solo a rincorrere chi ci sta davanti e pensiamo solo a noi, partita sì, 42, partita per partita, perciò ora andiamo ad Avellino, che è una squadra veramente dura da affrontare, soprattutto in casa, ci prepareremo al meglio.